Mil Soleil è l'omaggio di Mati Diop allo zio Djibril Diop Mambéty, considerato il più importante regista senegalese. La macchina da presa si posa nuovamente su Magaya Niang, a 40 anni dalla sua interpretazione in Tuki Buki, affrontando le forme e i limiti del documentario per scoprire l'eredità e il presente di chi ha scelto di non fuggire dall'Africa. Mil Soleil contiene Tuki Buki, letteralmente poeticamente, entrambi affidati ai movimenti degli zebù e del mare, elemento che in Tuki Buki faceva da sfondo ad una delle scene più sovversive del cinema africano. In Mil Soleil, il mare urla di un amore lontano nel tempo, interrotto ma non dimenticato, quello con Anta, che alla fine di Tuki Buki realizzava il sogno disilluso di fuga verso Parigi. Il ricordo di lei è più forte e doloroso che mai, prendendo vita nella magia di uno sguardo. Mori cammina nella neve in cerca di Anta, che vediamo nuda e divina, per chiederle perché non ha mai fatto ritorno a casa. Il cinema sfida la realtà, recupera la memoria e attraversa le strade mai percorse. La loro storia non è finita, ci sono altri soli ad attenderli.